perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati e eccoci giunti all'ultima delle pillole del coraggio di ogni giorno. Ultima pillola che ci divide anche dall'ultima puntata, quella del 19 luglio. Non ci saranno testimonianze oggi, non ci sono collegamenti. Questa è una pillola che Padre Pio TV e che tutto il programma vuole fare ricordando semplicemente quelle che sono le storie e i nomi delle persone che abbiamo voluto ricordare con questo programma. È un percorso quello che abbiamo iniziato che idealmente ha cercato di unire due date simbolo del 2022, dei trentennali del 2022, il 23 maggio del 92 e il 19 luglio del 1992. E quindi noi con questa pillola vogliamo semplicemente omaggiare e ricordare i nomi delle vittime degli omicidi, delle stragi di quell'anno, del 1992. Vogliamo ricordare il 23 maggio 1992 quando sull'autostrada di Capaci a perdere la vita furono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e poi gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonino Montinaro. Ma vogliamo anche ricordare chi era sopravvissuto quel giorno, quel 23 maggio del 1992. Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e Giuseppe Costanza, che abbiamo avuto anche come ospite in una delle nostre pillole. E poi, raccontando in qualche modo il presente e il futuro di quelle idee che continuano a camminare anche oggi sulle gambe di altri uomini e raccontando quelli che sono stati i 57 giorni che hanno separato la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio, vogliamo quindi ricordare anche chi il 19 luglio del 1992 ha perso la propria vita. E quindi ricordiamo anche Paolo Borsellino e con lui i suoi agenti di scorta, i suoi angeli Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Di Cosina, Claudio Traina e anche chi era sopravvissuto a quella strage, Antonino Vullo. Questo è un po' il percorso che abbiamo voluto fare con Padre Pio TV durante queste 6 settimane. E lo chiuderemo il prossimo martedì 19 luglio, con l'ultima puntata del Coraggio di ogni giorno, sempre alle 19.15, dove non potevamo non avere come ospite Salvatore Borsellino, il fratello minore di Paolo, che ci porterà la sua testimonianza proprio in quel giorno simbolo per ricordare la strage di Via D'Amelio. E allora io vi ringrazio per essere stati con noi in questo percorso e vi do appuntamento a martedì per l'ultima puntata del Coraggio di ogni giorno qui su Padre Pio TV, come sempre alle 19.15. Grazie per essere stati con noi. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare